Buon pomeriggio, cari ascoltatori. Questa edizione straordinaria del telegiornale è per comunicarvi che il Presidente del Consiglio Conte ha rassegnato le dimissioni al Quirinale, ha parlato al Senato, ha ascoltato tutti i senatori e ha detto che l'esperienza di governo è finita. E poi Salvini ha potuto esprimere anche la sua opinione, ha contestato appunto il discorso di Conte. Il discorso di Conte è stato assolutamente, completamente incentrato contro e rimproverando l'operato di Matteo Salvini, che ha reputato irresponsabile. Poi se l'è presa anche con il Movimento 5 Stelle, perché dice troppo attaccato ai sondaggi. Quindi ha ascoltato tutti i senatori e si sta recando al Quirinale per rassegnare le dimissioni e rimettere il mandato in mano al Presidente della Repubblica Mattarella. A questo punto Mattarella potrebbe rimandare Conte in Senato a chiedere la fiducia per vedere se ha dei numeri per poter andare avanti con un'altra maggioranza. Se non fa questo, Mattarella potrebbe aprire le consultazioni per vedere comunque se c'è un'ulteriore maggioranza solida. Se non la dovesse incontrare, scioglierà le Camere e creerà un governo provvisorio per traghettare il paese fino alle elezioni, che potrebbero essere a fine ottobre, primi di novembre. Nel caso lui trovasse una maggioranza, una nuova maggioranza, quella che si ipotizzava Partito Democratico Movimento 5 Stelle, incaricherebbe un nuovo presidente del Consiglio, che potrebbe essere ancora Conte, e lo rimanderebbe comunque. E comunque questo governo durerebbe fino a fine legislatura, fino al 2022. Grazie per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo notiziario, arrivederci.